Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da... Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da... positivi, anzi possiamo dire di risultati assolutamente negativi. Buonasera e bentrovati con questa puntata. Oggi abbiamo ospite, finalmente ci siamo riusciti, ci abbiamo provato per qualche settimana, ma la sede di Concenza non ci ha consentito di averlo ospite, però oggi lo abbiamo qui con noi, il tecnico Nicola Ternova, insieme ovviamente a Chiara Cafà e un ospite fisso che noi ringraziamo come ogni settimana, il collega Franco Gallo. Buonasera a tutti, ovviamente comincio da Chiara sempre per rispetto. Ciao Fabrizio e un saluto a tutti gli amici di Bar Sport. Ben trovato mister, buonasera. Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. E ben trovato anche al collega Franco. Ciao Franco. Franco. E ciao Fabrizio. Per una volta sbagli tu, eh? Sì, vabbè, anche perché ti devo venire un po', diciamo, a fare compagnia. Assolutamente, assolutamente sì, non posso essere sempre da solo a fare le gaffe, quindi divento famoso anche per quello. Dicevo, bella domenica finalmente, il Gela si conferma quindi questa squadra tabù per la capolista troina che ha perso due delle uniche tre gare di questa stagione proprio contro la formazione bianco-azzurra. Quello che ci è piaciuto soprattutto è la prestazione. Spesso si guarda il risultato, però devo dire che questa volta ci è piaciuto proprio tutto il Gela, tutta la squadra, concentrata, con anche un bel gioco, non ha mai mollato di un centimetro. E questo forse può aumentare anche il rammarico, un po' la rabbia e qualche rimpianto per prestazioni anche un po' buttate al vento durante questa disgraziata stagione, disgraziata per una serie di eventi non positivi. Speriamo che insomma questa sia veramente, come dicono in tanti, anche la svolta. Non ci illudiamo, non sappiamo se il Gela potrà fare la grande rimonta e arrivare tra le prime cinque, non lo sappiamo, questo non vogliamo illudere nessuno né essere troppo positivi, però... La squadra vista ieri non è una squadra che può stare al settimo, ottavo posto in classifica, è una squadra che merita di stare più in alto. Il problema è capire se questa squadra riuscirà ad avere continuità di prestazione prima che di risultati. Ovviamente lo chiediamo al mister, che presumo dopo il ritorno da Roccella e quel lunedì e quella domenica notte abbia dormito sicuramente meglio questa notte. Sì, diciamo che abbiamo un pochettino dormito meglio un po' tutti. Noi addetti al lavoro, anche noi giornalisti, visto? Giornalisti, sicuramente i tifosi del Gela. È chiaro che domenica dopo la partita di Roccella avevamo tutti il morale sotto i tacchi, però il nostro lavoro ci obbliga a guardare avanti, a lavorare sugli errori che si fanno cercando di non ripeterli più. Cosa le è piaciuto di più ieri? Allora, ieri, come hai detto tu, è stata una partita affrontata per come l'avevamo preparata in settimana. È chiaro che sapevamo di affrontare una squadra importante e con un organico di qualità, tecnico-tattico, e sapevamo di dover fare la partita perfetta. Ci siamo quasi riusciti perché alcune situazioni del primo tempo, soprattutto verso la fine della prima frazione, abbiamo subito un pochettino delle situazioni sulla nostra destra in cui abbiamo rischiato qualcosina, però non posso fare altro che oggi complimenti ai ragazzi. Parlando sempre tra noi, ci siamo ripromessi nello spogliatoio di non parlare più di obiettivi,
a lunga gittata, ma di guardare di partita in partita cercando di fare sempre bene. Franco, ti aspettavi questa reazione della squadra dopo la bruttissima prova di Roccella? Se ti rispondo sì, dice vabbè, certo, a posteriori è facile rispondere sì, se ti rispondo no, chiaramente apro una finestra alle polemiche, ma io sinceramente quello che penso sul Gela l'ho sempre detto, essendo persino criticato da qualcuno che che sosteneva che potevo essere uno che lanciava facili illusioni sulle potenzialità di questa squadra. Io la settimana scorsa ho letto solo dopo, perché non avendo qua un cellulare, un computer che mi permette di guardare i messaggi diciamo in tempo reale, ho letto solo a fine trasmissione, dopo avendo rivisto la puntata, che c'era qualcuno che mi criticava perché, avendo fatto quell'analisi sul campionato del Gela e dicendo che è una squadra che non aveva perso con nessuna delle prime cinque e anzi con le prime cinque ci aveva o vinto o pareggiato sfiorando la vittoria, a qualcuno questo ha fatto pensare che fosse un lanciare facili illusioni. Era semplicemente un dato di fatto, cioè sui numeri, sui dati di fatto c'è poco, diciamo così, da essere d'accordo o non d'accordo. Io avevo semplicemente detto che è una squadra che contro le prime cinque fa bene, non può essere una squadra che si riduce a perdere così malamente con il Roccella, e che quindi dovevano esserci altri problemi che non potevano essere né di natura tecnica, mentre qualcuno continuava a sostenere anche in quella puntata che il Gela è una squadra con problemi tecnici, una squadra sopravvalutata. Era una squadra semplicemente che ha giocato un intero girone di andata senza 6-7 dei suoi migliori uomini. Ora io qua non è che voglio fare il solone a qualcuno, però è chiaro che se tu prendi una squadra di Serie D, non una squadra di Champions League, che è necessario avere tre squadre, non due, tutte titolari in rosa, ma se tu prendi una squadra di Serie D, anche la più ambiziosa di questo mondo, e gli togli 6-7 elementi dello scacchiere titolare, sfido appunto chiunque a farle fare un campionato di vertice. Ho semplicemente detto che nonostante tutte queste assenze, però, il Gela aveva vinto col Troina, aveva vinto con la Nocerina, aveva pareggiato a tempo scaduto con la Vibonese giocando un'intera gara in inferiorità numerica ed essendo in vantaggio fino al 94esimo, aveva pareggiato ad Acireale essendo a 20 minuti dalla fine due gol avanti, aveva pareggiato con Ligia Virtus forse non meritando la vittoria, ma essendo in vantaggio a pochi minuti dalla fine. Cioè, questo è il ruolino del Gela che mi piace guardare, però c'è anche l'altro Gela, cioè quello che va a Roccella e si fa prendere a pallonate. E allora, chiaramente, siccome stiamo qua a discutere di che tipo di pasta è fatto questo Gela, a me non è che piace dire che è la pasta che si vede contro le grandi che dimostra che il Gela è una grande. Il problema è legato al fatto che questa squadra, non essendo mai, dico mai, stata in condizioni ottimali, non lo era nemmeno ieri, che sulla carta aveva tutti i titolari disponibili, perché un conto è averli disponibili, un conto è averli come Davide Moi, che era praticamente bardato, come ho scritto oggi, come il dottor Gibò, quella famosa pubblicità in cui si vede l'omino tutto pieno di fasce dalla testa ai piedi, o che deve giocare con infiltrazione a destra e manca, o un giocatore come Gallon, che evidentemente, non lo dico io, lo dice un suo ex compagno di squadra che è Agatino Chiavaro, che mi diceva fine gara, io ho giocato assieme a Gallon e non è questo il vero Gallon, perché ancora oggi Gallon gioca in una condizione atletica che non gli permette di dare il giusto contributo a questa squadra. Io che a Gallon l'ho visto in una condizione semiseria all'andata a Torino e gli ho visto fare due gol che hanno permesso al Gela di vincere quella partita, ti posso assicurare che ha ragione Agatino Chiavaro. Però, dico, nonostante questo, il Gela non è ancora all'ottimum della sua condizione e ti batte per la seconda volta in stagione la supercapolista. Cioè una squadra che viene a perdere a Gela e che oggi ha ancora 7 punti di vantaggio sulla seconda. Allora, a me non piace, come dire, andare a polemizzare con nessuno, però noi questo tipo di analisi lo dobbiamo fare. Dopodiché è assolutamente vero, ed ha ragione il mister quando dice, se noi siamo una squadra di rango lo dobbiamo dimostrare nella continuità, perché la domanda verrebbe persino facilissima e io direi persino legittima, dice, ma scusate, ma il vero Gela è quello che si è fatto prendere a pallonata a Roccella 7 giorni fa o quello che ieri ha giocato alla grande contro il Troina? È chiaro che la verità sta probabilmente in mezzo, a me piace pensare che sia quello di ieri, ci mancherebbe altro, però se questa squadra riesce ad avere un minimo di continuità, e la continuità sta anche nell'avere tutti gli uomini a disposizione o averne la maggior parte in condizioni ottimali, vedrai che il Gela non è quello di Roccella, sono pronto a fare scommesse con chiunque. Chiara, ti ho tolto la parola, o meglio, non ti ho fatto ancora parlare, la nostra scaletta è sempre molto precisa, no? Noi partiamo sempre da cosa è successo ieri.
magari qualcuno lo sa e quindi glielo ricordiamo noi cosa è accaduto ieri, no? Beh sì, facciamo un riepilogo della 19ª giornata che ha visto il pareggio per 0-0 tra Cereale e Palazzolo, 1-1 tra Cittanovese e Gelbison, 0-0 tra Ipolitana Palmese, vince l'Ercolanese in casa di Isola di Caporizzuto per 1-0, pareggio per 2-2 tra Nocerina e Messina, vince la Vibonese in casa del Paceco per 1-0, il 2-1 del Portici con i Roccelle, poi 2-1 del Gela con il Troina e vince l'Ige Virtus contro la San Cataldese. 44 punti ancora in testa alla classifica il Troina, seguono a 37 punti Vibonese e Ige Virtus, 35 per la Nocerina, 33 per l'Ercolanese, 32 per Acireale, 28 per il Gela, 27 Cittanovese, 26 San Cataldese, 24 per Portici, Messina e Gelbison, 22 Palazzolo, 19 Roccella, 17 Bulitana, 15 Palmese, chiudono la classifica a 7 punti Isola Caporizzuto e Paceco. Prossimo turno, ne approfittiamo subito per leggerlo così ci togliamo il pensiero. Sì, prossimo turno, tra l'altro occhio di riguardo per due match in particolare, uno di alta classifica, quello tra Ige Virtus e Nocerina e l'altro quello che ci riguarda in particolar modo tra Vibonese e Gela, poi avremo Ercolanese e Portici, Bolitana Isola Caporizzuto, Messina Cittanovese, Palmese Paceco, Roccella Cireale, Palazzolo San Cataldese, Troina Gelbison. Delle gran belle partite importanti, quella della, ovviamente non ci interessa, lo stadio Razza se non ricordo male di Vibo Valentia. Manco a farla apposta, mancheranno due ex della partita, Davide Moe che sarà squalificato e anche Santiago Dorato, freschissimo ex, anche lui squalificato per doppia ammonizione. La sua prima gara da titolare è stato espulso da titolare, così come mancherà anche un altro giocatore della Vibonese, Vacca, anche lui espulso in questo finale così concitato, ovviamente c'era anche in gioco la salvezza insomma per il Paceco, o meglio, quantomeno staccarsi dall'ultimo posto. E quindi è stata una gara nervosissima, si è anche infortunato Altobello, difensore centrale che noi abbiamo visto a novembre, quindi anche noi abbiamo un ricordo molto fresco della Vibonese visto che l'abbiamo affrontata in una gara di recupero. Però ancora dobbiamo forse parlare della gara di ieri perché sono tante note interessanti, però facciamo così, rivediamoci la bella partita ogni tanto, non vediamo soltanto le cose brutte, rivediamoci la sintesi di questa partita e poi torniamo qui in studio. In campo nel Troina manca Diop, infortunato. La capolista si presenta al Presti con 19 punti di vantaggio sui bianco-azzurri e soprattutto imbattuta. Pronti via, subito in gol il Gela che sviluppa un'azione sulla fascia sinistra ed è bravo il difensore Angelo Bruno a ribattere in rete con Van Brustel sorpreso. La reazione del Troina è al 17esimo con Suarez che semina avversari sulla fascia sinistra, il suo doppio passo e poi il tiro cross che finisce a fil di palo. Ancora Troina in attacco al 23esimo con un tiro di Vasquez alto, ma era stato grave l'errore di Bruno che aveva regalato palla all'attaccante argentino. Al 31esimo ancora Gela in attacco con Tommaso Bonanno che ci prova dal limite con un sinistro esplosivo, Van Brussel un po' goffo, si salva comunque in calcio d'angolo. Nell'ultimo minuto del primo tempo è Mustacciolo che prova a riaprire la partita e a pareggiarla, il suo tiro è forte ma centrale, Biondi si salva con i pugni. Nel secondo tempo, subito doppio cambio per Beppe Pagana, entrano Alves e Vera per Mustacciolo e Giacomo Fricano. La formazione ospite comincia ad essere più insidiosa al quarto minuto dal calcio d'angolo dalla sinistra. Agatino Chiavaro gira di testa, la sua torsione è perfetta, non proprio la conclusione. Dopo due minuti ci prova ancora Tommaso Bonanno, la sua girata è però alta sulla traversa. Al decimo minuto arriva il raddoppio del Gela, il cross di Cuomo dalla destra è perfetto, forte e teso, altrettanto l'incornata del bomber Tommaso Bonanno che fa esplodere lo stadio Vincenzo Presti per il 2-0. E dopo 7 minuti il Gela potrebbe ancora fare tris con la finta di Capitan Bonaffini che per poco non sorprende il portiere Van Brussel. E sul susseguente calcio d'angolo ci prova ancora Bonanno e si trova solo davanti al portiere Van Brussel con due compagni liberi. Alla fine però riesce a sbrogliare proprio il portiere belga. Al 25esimo ancora un tiro di Vasquez per il Troina a fil di palo che poteva riaprire la partita. A 10 minuti dal termine però arriva l'espulsione per doppia ammonizione per Davide Moi, che salterà anche la sfida contro la sua ex squadra, la Vibonese.
Il Gela stringe i denti al 39esimo, potrebbe addirittura triplicare con un contropiede micidiale di Tommaso Bonanno. Van Brussel dice di no. E dopo appena un minuto anche il Torino resta in 10, espulso Busto per fallo proprio su Bonanno. Al quarto minuto di recupero c'è il calcio di rigore per un fallo di Bruno che Vasquez trasforma, ma non c'è più tempo per il Torino. Il Gela vince 2-1, una partita molto combattuta. E queste sono le immagini della gara di ieri dello stadio Vincenzo Presti, una partita che ha rivisto un po' di gente in più, finalmente abbiamo visto un po' di pubblico anche un po' più partecipe, questo ci ha fatto enormemente piacere, mister. La partita si è svolta come l'avevi preparata, come l'avevi pensata o è stata diversa da quella che avevi un po' programmata in settimana con i ragazzi? In generale sì, anche perché conoscevo già dall'anno scorso la squadra del Troina, perché l'avevamo affrontato nella passata stagione e sapevo le costanti tattiche e tecniche che potevamo andare a trovare in partita, e poi diciamo che alla fine tutto è andato per come doveva. Il futuro, questa squadra, finché mantenga questa determinazione e concentrazione, perché un conto si incontra la capolista e spesso gli allenatori in quel tipo di partite hanno poco da motivare i giocatori, anzi devono quasi frenarli. Un conto poi riaffronti, vabbè, domenica c'è un'altra squadra fortissima, il proseguo invece del campionato, squadre magari che sulla carta non riescono a far scattare quella grande motivazione. Io l'ho detto ieri a fine partita, è chiaro che questa non deve essere una prestazione fine a se stesso, ma dobbiamo cominciare a lavorare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo lavorare tanto in settimana, perché è chiaro che le partite sono diverse, con problematiche diverse. È chiaro che se noi affrontiamo con la determinazione che abbiamo messo ieri, con l'organizzazione tattica che abbiamo messo in campo, chiaramente difficilmente ci saranno avversari che ci potranno mettere in difficoltà. Mister, io voglio farti vedere due foto che magari a qualcuno saranno un po' sfuggite come immagini, perché noi ti abbiamo sempre visto sin qui molto pacato, molto equilibrato, quasi distaccato. Poi vediamo questa fotografia di Andrea Salucci sul sito del Gela Calcio e vediamo un Terranova diverso. Ma non è lui, è il fratello che gioca col Frosinone, che ieri, essendo a riposo, era venuto a vedersi la partita. Questo cos'è? Scaricare una settimana di tensione, di pensieri, di rabbia. A volte mi capita di lottare con il giocatore che c'è ancora in me stesso, capisci? Quindi mi stacco un pochettino da quello che è la realtà e mi faccio prendere un pochettino dall'euforia, anche perché diciamo che è stata una settimana difficile. Particolare per tutti. Sapevo di essere allenatore di una società importante, di una città con un passato importante. Ti devo dire che questa settimana è stata dura, però l'abbiamo gestita bene assieme alla società, perché vi posso garantire che la società è sempre presente, non ci fa mancare nulla, non ha fatto mai mancare nulla ai ragazzi. È chiaro che probabilmente qualsiasi altra società che non avesse avuto programmi futuri con tutto quello che è successo questa stagione già avrebbe mollato, e invece dobbiamo fare una lode a queste persone che ancora oggi portano in alto il nome del Gela. Aggiungici pure, Fabrizio, che questa è stata non solo la prima sconfitta stagionale in trasferta del Troina, che finora fuori casa le aveva vinte tutte tranne in un'occasione in cui aveva pareggiato, quindi prima sconfitta fuori casa del Troina quest'anno a Gela, a proposito di squadra sopravvalutata quella del Gela, ma era soprattutto la prima vittoria da allenatore del Gela di Nicola Terranova, che si è scelto, voglio dire, la partita più complicata, difficile e anche più prestigiosa, diciamo, di quelle che ha affrontato finora, perché lui è un mese oramai abbondante. Sì, che questa era la quarta, diciamo, del campionato, e quindi quinta in totale, perché ne ha giocato una anche in Coppa Italia, quindi era la quinta giornata, la quinta partita che disputava da allenatore del Gela. Finora non era riuscito ancora a brindare al successo, si è regalato la prima vittoria contro la super capolista. Tra l'altro, prima di arrivare in redazione mi ha chiamato un mio ex giocatore, mi ha detto: mister, non ti ho chiamato questa settimana, ti faccio complimenti, ma sapevo che non sbagliavi la seconda, perché di solito con le mie squadre non perdo mai due partite di fila, quindi anche stavolta abbiamo confermato il passato. Altra foto che vorrei che commentassi il mister e anche voi in studio è questa, un'altra foto particolare, un bello scatto rubato sempre da Andrea Salucci, Franco, quello che è anche il mister.
c'è tutto un mondo, dicevo prima, dietro, perché l'ho vista in preview questa foto, c'è tutto un mondo dietro questa foto. C'è, come dire, la riconoscenza di un allenatore nei confronti di un giocatore che stoicamente è sceso ugualmente in campo dopo aver trascorso una settimana tribolata tra terapie, tra analisi cliniche, tra TAC e quant'altro. Credo che nessun altro giocatore se non Davide Moi avrebbe accettato la sfida di giocare ugualmente una partita con un infortunio serio addosso, e credo che in questa foto c'è il ringraziamento da parte del suo allenatore per il sacrificio che Moi ha fatto, perché ha rischiato grosso, ecco, cioè con l'infortunio che ha Moi, giocare una partita così intensa e così complicata, c'è davvero un'alta probabilità che poi aumentare il grado di gravità dell'infortunio e restare fermo chissà per quanto. Io mi auguro che Davide, che comunque dovrà restare fermo per un turno a causa della squalifica, possa recuperare in questi 15 giorni appieno il suo infortunio. Però ieri ha dimostrato un attaccamento alla maglia e credo un attaccamento anche al suo allenatore, che gli ha chiesto questo sacrificio immenso. In questa foto c'è tutto, cioè c'è il ringraziamento e la riconoscenza. Un'immagine, credo, tra l'altro, che non è passata inosservata neanche a chi ieri era allo stadio. Infatti c'è chi ci scrive proprio adesso, Leandro Bronte in particolare, che ieri una delle scene più belle, la vittoria a parte, è quella di fine partita. Gli abbracci di tutta la squadra, dello staff, ma in particolare quelle del mister Terranova e Moi in lacrime. Immagini quelle belle del calcio, un gruppo pulito e unito, mister Terranova è una persona seria, un grande professionista. Mister, ma tu hai avvertito un po' di diffidenza quando sei arrivato a Gela? Forse perché giustamente non c'era questo pedigree, questo blasone, questa conoscenza. Dico, l'hai avvertito, sapevi di arrivare a una piazza in cui c'era un momento particolare? Intanto ringrazio i complimenti del tifoso. Sì, ero cosciente di tutto, anche perché nel calcio di solito si va dietro al nome. Però io lo voglio ricordare nuovamente, io la Serie D me la sono guadagnata sul campo, non so quanti allenatori o quanti pochi allenatori ci sono che oggi arrivano in Serie D avendo vinto un campionato. Quindi lui questo... ne ha 22 peraltro campionati, perché i playoff dell'eccellenza, esatto, sono un altro campionato. Esatto, però ti ripeto, io vengo dal basso, sono una persona determinata, è chiaro che non posso piacere a tutti e non posso fare simpatia a tutti. Però oggi sono allenatore del Gela, fino a quando spero di... perché poi l'allenatore del Gela oggi, qualsiasi tipo di allenatore del Gela, è un allenatore di passaggio, perché sono convinto che questa società arriverà in categorie importanti. Spero magari di arrivarci col Gela, così tutti questi diffidenti poi si ricredono. Franco, in questo genere di situazione, lo chiedo anche a Chiara, non è importante che la società, a prescindere da come vada questo campionato, inizi a programmare una stagione già avendo un allenatore tranquillo anche per il prossimo anno, magari facendo tesoro degli errori di quest'anno, perché solo così, perché il Troina dimostra che da 4 anni è lo stesso allenatore e lo stesso gruppo, e adesso non è più una sorpresa, partendo dalla promozione. È troppo importante la programmazione, e non ricominciare da capo. Non scopriamo certo l'acqua calda, che la programmazione ti porta lontano e l'improvvisazione ti fa cadere spesso e volentieri. Se ti riferisci già da ora a indurre la dirigenza a fare un patto di ferro con Terranova, che sarà anche lui l'allenatore del prossimo anno, io francamente glielo posso augurare sia a lui che alla dirigenza, ma mi sembra veramente prematuro per tanti motivi e per tante ragioni, e non lo faccio per non dare, diciamo, a Terranova il merito che indubbiamente credo che abbia, ecco, ma perché in questa fase della stagione il Gela secondo me deve invece puntare tutto sulle possibilità reali e concrete che la matematica gli offre, peraltro, di poter tentare questo recupero. So che dicendo questo qualcuno ancora continuerà a dire ma tu continui a lanciare facili entusiasmi o facili promesse, però la verità è che questo è il campionato, cioè un campionato nel quale a 15 giornate dalla fine non puoi abdicare a qualsiasi tipo di traguardo. A qualsiasi, attenzione, perché sono 45 punti che il torneo ti mette a disposizione. E il distacco dalla zona playoff è 5 punti, non è poi così abissale. E intanto, secondo me, bisogna cominciare a mettersi
definitivamente alle spalle quel tipo di atteggiamento davvero, secondo me, incomprensibile, oltre che ingiustificabile, che il Gela spesso ha avuto in trasferta con squadre assolutamente alla sua portata, Portici, Cittanovese, Roccella, eccetera. E ha ragione il mister quando sostiene: se facciamo male con le squadre deboli, vuol dire che siamo una squadra debole. E lui è talmente onesto da non dire però che probabilmente se il Gela fa bene con le squadre grandi può darsi che sia pure grande. Ma dico, però siccome lui guarda all'altra parte del bicchiere fa assolutamente bene, perché credo che ha oramai capito che tipo di squadra ha in mano, deve puntare su quello, cioè su martellare psicologicamente questa squadra che ha solo problemi di, secondo me, tenuta mentale, di tenuta psicologica, l'ho già detto la settimana scorsa, perché se no non si spiegherebbe diversamente, Fabrizio, che in 7 giorni tu diventi lo zimbello di un Roccella qualsiasi che la settimana dopo va a perdere a Portici, mica a Nocera o a Vibo o altrove, no? E poi la settimana dopo metti sotto il Troina in questa maniera, che tra l'altro il Troina, ragazzi, l'abbiamo visto ieri, ha confermato a Gela perché sta in testa con tanti punti. È una gran bella squadra. Troina è una gran bella squadra. Ha giocatori talentuosissimi. Suarez, secondo me, è destinato a fare grandi altre cose. Altre categorie. Ha un bravissimo allenatore che fa giocare benissimo la sua squadra. E come dicevi tu, siccome tra l'altro la maggior parte di loro giocano assieme da un sacco di anni, giocano a memoria, Fabrizio. Giocano a memoria. Loro praticamente un sacco di volte hanno dato palle no look, come si dice in gergo, perché sapevano che in quel posto dove andava a finire la palla c'era quel giocatore. Perché sta sempre lì, fanno queste cose ormai da 2-3 anni sempre, tutti i giorni della settimana, e quindi è una squadra che batterla è normale che diventa complicatissimo. Se il Gela ci è riuscito, beh, 2 volte in un anno, evidentemente ci sarà un motivo. Delle qualità ci sono. Chiara, il tuo pensiero vorrei sentire. Sulla programmazione nulla da aggiungere, ha ragione Franco, sulla tenuta mentale di cui parla, che a quanto pare la prima imputata di questo Gela isterico che abbiamo visto in questa stagione. Aggiungo anche che ci sta che oggi si celebri il Gela, perché ieri effettivamente dopo tanto tempo abbiamo visto un gruppo compatto che non si è disunito per gli interi 90 minuti, tra l'altro ha mantenuto l'asticella sempre alta della concentrazione, cosa che non vedevamo da tempo, e cosa ancora più importante, non si è disunito dopo l'espulsione di Davide Moi. Sappiamo quanto sia importante e rappresentativo questo giocatore, soprattutto in campo anche per dar manforte ai suoi compagni. Però rimane sempre il dubbio di quale sia l'attitudine di questa squadra, cioè qual è il carattere di questa squadra, perché questa poi alla fine quello che a mio avviso è fragile, ma non voglio dire che manchi, perché c'è del carattere, però deve emergere. Questo deve essere anche bravo l'allenatore, di inculcare un atteggiamento diverso alla sua squadra, attraverso anche inserendo anche magari, non lo so, della sicurezza, infondendo della sicurezza sui giocatori. Chiara, sai cosa? Che manca, perché magari a volte mancano anche dei giocatori che lo danno, giocatori che hanno meno esperienza. Io mi riferisco ai senior. Ieri ad esempio c'era Bonaffini che è ritornato in campo e l'ha fatto alla grandissima. Da titolare. L'intelligenza tattica di Alessandro Bonaffini sicuramente non lo stiamo scoprendo oggi, e ieri ne ha dato tutta la dimostrazione. Mi riferisco anche a Davide Moi, mi riferisco anche allo stesso Fabio Campanaro, sicuramente a giocatori che hanno esperienza, sanno come si vincono certe partite e sanno soprattutto cosa significa essere continui in campo, e quindi bisognerebbe lavorare affinché magari quelli che hanno meno esperienza, gli under in particolare, possano prendere esempio da questo, perché io sono convinta che a questo Gela non mancano le qualità per essere una grande squadra, anzi io l'ho sempre detto fin dall'inizio, meriterebbe non di essere al 7° posto come dici tu, ma certamente in zona playoff. E se migliora da un punto di vista caratteriale, questo Gela sicuramente potrà affrontare questo girone di ritorno con una consapevolezza maggiore e portando a casa dei risultati. Sai quanto è vero quello che dici? È talmente vero che ieri con Agatino Chiavaro facevamo un ragionamento, gli ho fatto una domanda a microfono spento, gli ho chiesto: Agatino, ma mi dici qual è la differenza del Troina dell'andata e quella del ritorno, la differenza del Gela dell'andata e quella del ritorno? Mi ha detto: guarda, semplice, noi all'andata eravamo una squadra che non aveva ancora acquisito autostima, il Gela invece ce l'aveva. Oggi ho trovato un Gela che non ha più autostima e noi ce l'abbiamo invece. Cioè, quell'autostima che il Gela aveva nella gara di andata e che ha perso via via, l'ha perso per una serie di fattori che hanno reso praticamente il cammino di questo Gela un cammino ad ostacoli, ma ad ostacoli a volte insormontabili, perché quando tu vai a giocare ad Acireale con 7 under e 8 titolari assenti,
È chiaro che tu non puoi avere lo stesso tipo di tenuta psicologica e mentale che hai quando sei, ti senti forte e ti senti, diciamo, nella tua migliore condizione. Ora dico una cosa che potrebbe, come dire, essere un po' antipatica nei confronti del mister, ma lui, penso, da persona intelligente capirà cosa voglio dire. Cioè, il Gela a ranghi completi di inizio stagione, con Moi titolare, con Cosenza, Cuomo, Bonetti titolare, con Gallon titolare, con tutti i titolari. Ma guarda, Fabrizio Parisi, che non capisce un tubo di calcio, avrebbe potuto tranquillamente allenarlo e fare bella figura. Cioè, non avrebbe certamente Fabrizio Parisi, allenatore di quel Gela, fatto peggio di come ha fatto il Gela. È vero, sono d'accordo. Cioè, semplicemente un pazzo avrebbe potuto distruggere una squadra che in quelle condizioni poteva fare male, no? Sto tornando un allenatore che fa giocare Dorato a centro, in centro difesa, e Moi laterale d'attacco, e che ne so, e Bonaffini terzino sinistro, avrebbe potuto distruggere le potenzialità di quella squadra. Ma un allenatore che mette semplicemente Moi dove sa giocare, al centro della difesa, e Cosenza, Cuomo e Bonaffini lì dove sanno giocare, a centrocampo, Gallon in attacco, Bonanno, Alma, cioè una squadra che gioca con i suoi giocatori in maniera normale, ma non può arrivare alla prima di ritorno, settima in classifica, con 19 punti di distacco dalla prima, nemmeno se l'avesse allenata Fabrizio Parisi. O no, mister? Sì. Diciamo che sono d'accordo. Grazie, mister, comunque. Che sono d'accordo con la il fatto che Fabrizio Parisi non capisca un tubo di calcio. Mi basta con la tua analisi, però è chiaro che non possiamo non parlare di questi infortuni se dobbiamo analizzare la stagione del Gela. Ci sono stati gli infortuni. La condizione della squadra non è ottimale, perché tanti giocatori vengono da infortuni seri. Come per esempio io ho detto ieri ai microfoni che Alessandro, quando io sono arrivato a Bonaffini, ero un ex calciatore, perché era un calciatore che veniva da un infortunio importante e chiaramente doveva fare un programma di recupero importante prima di essere inserito nuovamente in squadra. Ho aspettato l'ultimo momento, perché sono convinto che la scorsa settimana Alessandro non era pronto per affrontare una partita da titolare, perché è chiaro che Alessandro oggi è un giocatore importante in questo spogliatoio, è quello che ti può dare una mano a fare capire ai giocatori più giovani che di cosa stiamo parlando, di quale piazza stiamo parlando. Anche domenica scorsa a Roccella a me mancava Bruno, mancava Brugaletta, erano in panchina perché io li ho portati dietro per completare il programma di recupero che loro avevano. Però è chiaro che non possiamo non parlare di questi infortuni che ha avuto il Gela. Senti, però se devo fare un'analisi più completa, ti dico che a mio parere, io non sono un pazzo, perché quando sono arrivato e mi hanno detto la rosa del Gela, ho detto confermiamola tutta, perché anch'io sono convinto che questa sia una grande rosa. Però è chiaro che non bastano i nomi per fare una grande squadra. È chiaro che se noi parliamo di programmazione, il Troina è un esempio da prendere, perché tu non puoi cambiare 10 undicesimi ogni anno e pensare di vincere campionato. Compreso allenatore, preparatore atletico, preparatore mentale, tutto. È chiaro che la programmazione ti porta a risultati importanti. Anch'io l'anno scorso, se vogliamo fare l'esempio della Folgore, no? L'anno scorso io ho preso un gruppo che già conoscevo da anni, ho portato 7-8 giocatori alla Folgore ed era lo stesso che io ho continuato un lavoro che avevo cominciato a Mazara. Quindi mi è venuto pure più facile andare a impiantare un sistema di gioco sul quale credo, i principi sui quali credo. Però è chiaro che ti viene invece difficile se tu ogni anno già l'ha cambiato 8-11 rispetto all'anno scorso. Per me non puoi vincere, secondo me, senza pensare di non programmare. Un giorno ti alzi, prendi 11 campioni e vinci. Non credo che si possa fare in questa maniera. Quello che invece volevo chiederti, mister, è se però da qui a fine mese il Gela deve ancora pensare al mercato, perché mi hai confermato la settimana scorsa che l'idea di trovare qualche under c'è ancora, qualche trattativa c'era ancora, ma soprattutto il Gela a questo punto deve anche resistere ad alcune pressioni che hanno alcuni giocatori importanti, che potrebbero essere appunto corteggiati in maniera insistente da società anche di Lega Pro. Il caso di Davide Moi, ma anche di stesso Cosenza, lo conosciamo abbastanza. Bonanno no, invece? Anche Bonanno, che è cannoniere, tra l'altro. Anche perché proprio ieri, nuovamente, un sito online calabrese sportivo riconfermava che sono andati via tre calciatori titolari, tra cui Marchetti, e si pensa come suo sostituto di Marchetti proprio a Davide Moi. Ovviamente c'è una società che
parlo di quella del Gela, che non cederà facilmente alle pressioni magari del Catanzaro stesso. Però deve pensare da un lato agli under che potrebbero mancare in alcune zone del campo, ma soprattutto anche resistere ad altre tentazioni. Io ti salto come di solito si fa nel duello uno contro uno, dicendoti che io non parlo di mercato, di questo ne parlerà sicuramente il direttore Martello. È chiaro che nessun giocatore si sposta da Gela, l'unica cosa che posso dire è questa. Poi per però quanto ha bisogno riguarda... di Gela, Fabrizio, ha bisogno di qualche per quanto riguarda, tornando nuovamente a quello che hai detto poco fa tu, però non è mai arrivato il sostituto di Dorato, non è mai arrivato, mister. Il sostituto di Dorato non è mai arrivato. Ci stiamo lavorando, ci sta lavorando il direttore. Non è arrivato nemmeno il sostituto di Roccella. Infatti io dico che a mio parere questa rosa manca numericamente, io non parlo qualitativamente, numericamente manca di qualche under del 99 questa, del 98. Questa stagione, Fabrizio, è stata un po', diciamo, davvero disgraziata per tanti motivi, voi per i troppi infortuni strani. Ma voi anche per alcune dinamiche che nel corso della stagione si sono purtroppo andate a incardinare in momenti delicati e forse anche decisivi, perché per esempio quando si è aperta la finestra invernale del calciomercato dilettantistico, e cioè a dicembre, il Gela è entrata in quella bufera, diciamo così, tecnico-societaria che ha portato alle doppie dimissioni di Martello, poi rientrate. In questo frattempo però il Gela ha fatto delle operazioni di mercato francamente un po' schizofreniche, perché vero che sono andati via un paio di giocatori, tra cui Trombino, Dorato, Roccella, però sono stati presi quattro calciatori, dei quali io non nulla, diciamo, da obiettare sulle qualità, però quattro calciatori che alla fine, Fabrizio, sono quattro rincalzi, la prova è stata data ieri. Cioè... Ma il mister mi ha risposto a questa domanda privata nella settimana scorsa, ha detto quando sono arrivato, però... Sono contento che abbia inserito questo discorso, perché è chiaro... Quando è arrivato, Franco, neanche tu, neanche quando io sono arrivato, mi sono trovato... Io di fronte a una tempesta sportiva, perché io sono arrivato dico, è uno dei lati negativi di questa stagione, sì, ma questi giocatori diciamo che ho dovuto sbracciarmi e chiamarli io personalmente, perché oggi senza questi giocatori noi saremmo stati in difficoltà sia ad Acireale in particolare, sia pensa ad Acireale col Gelbison stesso, come hai detto tu. Io, a me non piace parlare di rincalzi, sono dei giocatori che hanno sostituito dei partenti. Acquaviva ha sostituito Raimondi e credo che sulla bilancia ci possano stare tutti i giocatori. Secanne ha sostituito Trombino e credo che anche lì abbiamo anzi guadagnato qualcosina. E poi è arrivato Maniscalchi e l'altro che è arrivato? È arrivato Pirrone, che è un giocatore che chiaramente ha bisogno di recuperare la condizione. Quindi dico io... È chiaro che mi assumo le responsabilità di questi acquisti, però mi voglio giustificare dicendo che mi sono trovato in una situazione un po' particolare. No, lo sai perché, mister? Il direttore perché si era dimesso, mi rendo conto. No, ma infatti l'ho detto, dimesso, c'era questa bufera in abbiamo corso. Abbiamo perso un tempo importante, perché poi c'erano giocatori che avevamo contattato che poi si erano accasati. E quindi è chiaro che poi alla fine a pagare è stato il Gela. Lo dico perché oggi chiedere a questa dirigenza, alla quale obiettivamente io in passato più e più volte ho fatto delle critiche, loro, i miei colleghi mi sono testimoni, oggi a questa società, a questa dirigenza non si può rimproverare davvero nulla, però è anche vero che a questa società chiedere oggi ancora un ulteriore sacrificio in termini di operazioni di mercato, quando già tu hai preso un mese fa quattro giocatori e Pirrone non è certo un giocatore di primo pelo, quindi ha, diciamo, la sua valenza anche di natura economica. Devo dire che andare a prendere ancora altri giocatori sul mercato, se questa dirigenza, Fabrizio, parliamoci chiaramente, dovesse fare questo ennesimo sacrificio, ma francamente chapeau, punto e basta, cioè il resto credo che non trovi nessuna ragione di discussione, fermo restando che gli errori del passato li hanno commessi, noi li abbiamo evidenziati, ma da lì in poi se dovessero fare questo ulteriore sacrificio è davvero una cosa che va a merito di questa dirigenza. A proposito, mister, non ci hai detto ancora cosa hanno detto i dirigenti per questa bella vittoria, perché spesso loro si amareggiano, si arrabbiano, a volte vanno forse anche un po' sopra le righe, la loro reazione, perché loro sono molto discreti. Io quasi ogni settimana provo ad invitare il presidente, spesso è fuori Gela per motivi di lavoro, quindi spesso il motivo reale è quello. A volte capisco che non sono abituati molto a essere al centro dell'attenzione dal punto di vista mediatico, però tu che vivi anche con loro. Io ho imparato a conoscerli, è chiaro che sono delle persone che sono abituate a vincere nel proprio lavoro,
Forse pensavano che investendo X fosse più semplice, fosse da più imprenditori più semplice, però nel calcio noi sappiamo benissimo che non è così, non è matematica. L'Inter avrebbe 800 scudetti. Però ti posso dire che sono delle persone che tutto quello che fanno lo fanno sempre in buona fede, e quando li vedo parlare vedo delle persone ambiziose, e sono convinto che faranno bene veramente a Gela e porteranno in alto il nome del Gela Calcio. Chiaro, abbiamo totalmente trascurato comunque i nostri amici da casa. Non le scusami, dobbiamo... voglio chiudere sì, il ragionamento legato alla dirigenza che ha dimostrato in questo primo anno di loro esperienza quanto stiano maturando, quando stiano crescendo proprio nei termini di capire gli errori che si compiono. Mentre prima quando facevano l'errore lo portavano a termine anche rischiando di rimetterci l'osso del collo. Per esempio questa settimana hanno commesso un errore, diciamo, sembrerebbe banale ma era comunque importante, sì, nell'economia della settimana complicata che si stava vivendo, sì. No? Quello per esempio di annullare gli abbonamenti per la gara contro il Torino. Qualcuno glielo ha fatto notare che era una mezza stupidaggine. Sono stati così intelligenti da capire che stavano sbagliando strategia, sono tornati indietro, magari repentinamente, magari in maniera, come dire, un po' inusuale, però il venerdì, lo hanno fatto, il hanno venerdì fatto. Che è praticamente 48 ore prima della partita, hanno tirato il freno a mano, hanno messo la marcia indietro, la retromarcia, e praticamente hanno annullato la iniziale decisione. Questo conferma, insomma, che è una società che comincia a prendere consigli, che comincia a capire che quando c'è una decisione sbagliata va rivista. E questo sicuramente conferma che si stanno, come dire, reggimentando verso una gestione più normale di questa società importante, ha ragione il mister, che non è una società qualsiasi, è il Gela Calcio. Sì, tra l'altro io credo che se loro avranno la forza di resistere anche alle intemperie di questa stagione potranno veramente fare tesoro, perché è stata una stagione per loro credo importantissima, hanno conosciuto il mondo del calcio dal di dentro, da protagonisti. In un anno hanno fatto l'esperienza di che si vanno normalmente a 5 stagioni. 5 stagioni, quindi secondo me veramente ci sono tutte le condizioni per poter programmare una stagione. Poi, ripeto, vedremo cosa accadrà nel corso dell'anno, però se hanno questa perseveranza, questa stessa passione che gli rimarrà, secondo me faranno veramente bene. Chiara, dicevo che abbiamo trascurato i nostri amici da casa, quindi... Sì. Riusciamo a sintetizzare qualcuna? Sì, in realtà molti messaggi chiedono la stessa cosa, ossia continuità, e di vedere la squadra nelle prossime settimane avere lo stesso spirito di ieri contro il Troina. Però c'è una domanda di Anselmo Tomaino al mister, che voleva chiedere la conferma se ieri nel secondo tempo ha spostato Cuomo all'esterno di centrocampo perché la Valera era in difficoltà sulle incursioni di Suarez. Per lui è stata una mossa fondamentale. Sì, è stato molto attento il tifoso. Ho dovuto spostare... Il papà di Piero, il vostro giocatore. Ho dovuto spostare Marco sulla destra perché sul finire della prima frazione avevamo subito un pochettino l'incursione di Suarez, sì. Che è un giocatore bravo non uno contro uno, e volevo mettere un giocatore più possente fisicamente e più esperto. Diciamo che la Vardera è un under, quindi andava in difficoltà con Suarez che ha 37 anni, capisci? Quindi è meglio mettere Cuomo che è più esperto. Classe 97. Di Cuomo è buona fine in mezzo. Iniziale era quella di imbottire un po' il centrocampo, perché sono convinto. Non faccio la battuta perché le altre squadre vengono con degli under che fanno la differenza. Noi invece il problema nostro è che gli under ci creano ogni tanto. No, abbiamo degli under che devono crescere. E anche gli altri però dovrebbero crescere delle altre squadre. Ai quali bisogna dare fiducia. E quindi io sono convinto che alla fine questi under che noi abbiamo ci daranno una mano. Mister, ma Plescia arriverà a Gela o no? Chi è sto Plescia? Franco, chi è Plescia? L'ho detto, io Vincenzo Plescia, classe 98, attaccante centrale di proprietà del Palermo, attualmente in forza al Siracusa. Il mercato non parlo, è chiaro che non ti posso negare che la società continua ancora a essere sul mercato, perché numericamente dobbiamo completare la batteria degli under, e quindi qualcuno sicuramente arriverà. Se ti chiede Marco Barberi invece cosa hai provato dopo la vittoria del campionato bellissima con la Folgore, ma soprattutto cosa hai provato dopo per la rinuncia, dopo la rinuncia? Tantissima amarezza, anche perché è stata una sorpresa per tutti, e poi tra l'altro avevo rifiutato delle richieste importanti anche di Serie D perché avevo dato una parola al presidente, e poi è chiaro che mi sono ritrovato disoccupato all'ultimo giorno dopo aver vinto un campionato. Però nel nostro lavoro ci sta.
Perché hanno affrontato tutte quelle spese di quelle trasferte lunghissime per fare i playoff e poi non iscriversi? Lì poi ci sono stati dei problemi societari che non ho capito, che non riesco nemmeno oggi a capire. È chiaro che hanno affrontato delle spese importanti, e poi hanno avuto dei problemi con lo sponsor, adesso io non, con precisione non so dirti. Però ci sono rimasto male e andiamo avanti, speriamo di ritrovare la folgore nelle categorie che le competono. Tornando al Gela invece, c'è Emanuele Bentivenne che scrive: finalmente si è capito la difesa che deve giocare la domenica, tranne squalifiche e infortuni. Io sono d'accordo con lui perché a mio avviso è stata l'arma vincente di ieri, la difesa scelta dal mister, quindi nell'intenzione di far scendere in campo giocatori tutti di esperienza. Se tu ed Emanuele Bentivenne avete riferito a quello che è successo a Roccella, indubbiamente ragione voi. No, no, io sto parlando della scelta, la scelta anche come in difesa giocatori come strategia, cioè mettere giocatori di esperienza invece che, visto e considerato quello che i giovani avevano combinato in difesa, diciamo, Roccella, effettivamente non io mi spoglio un attimo da essere allenatore del Gela. Io sono convinto invece che in linea generale bisogna mettere i giocatori nel proprio ruolo. Questa è una rosa composta da giocatori che spesso vanno fuori il ruolo per scelte tecniche dovute alla gara. Tipo Bruno, per esempio, mister. Lo stesso Campanaro. Tipo Bruno. Che è un giocatore, tipo Brugaletta, che faccio tipo Brugaletta. Lo stesso Campanaro, che è un giocatore importante quando fa il quarto di difesa. Di difesa. A destra. A destra. Va in fatica quando gioca in mezzo. Però è chiaro che la coperta è corta. Quindi lo stesso De Luca, che è un ragazzino che io metto a destra quando l'ho schierato, va in difficoltà perché realmente un centrale difensivo. Quindi anche quando si compone una rosa è chiaro che queste cose si devono... Mister, ma Acquaviva è invece un terzino o un centrale? Acquaviva è un centrale. Quindi De Luca ce l'hanno finora spacciato come un esterno, mentre in realtà... E ad Acireale Acquaviva ha giocato da esterno sinistro. Scopriamo il 15 gennaio. Il 15 gennaio, dopo sei mesi, scopriamo che De Luca è un'altra cosa. Centralmente l'ho messo sulla sinistra. Però è un centrale, una difesa a 4 fa il secondo centrale, una difesa a 3 fa il della serie non si riesce mai ad imparare, proprio perché noi scopriamo stasera che De Luca è un centrale. Ma anche la Vardera, forse, Franco, non è un proprio una vera mezzala, mister, la Vardera. No, la Vardera è un mediano, ecco. È un centrocampista. Quindi, Franco, vedi che alla fine a volte si commettono gli errori magari nella scelta iniziale di certi giocatori, perché poi alla fine se così riprendi... Lo stesso Bruno... Che è un destro, mister. Che io non ho avuto domenica scorsa. Certo, giusto, anche se in panchina non ho avuto. Ti guarda negli occhi, Franco, il mister. Non c'era. E secondo me potrebbe dare di più a destra, lavorando sul piede. Ma l'anno scorso non giocava a destra, Bruno, Franco, e chi dichiamo a sinistra? Sì. Dico, l'anno scorso giocava a destra. Noi, ok, ma ti dà il 60%, 70%. Ha detto bene, adattare. Adattare c'è un'altra cosa. Dico, a mio parere, Bruno a destra ti dà ancora di più, perché ti dà più spinte, perché lavora col piede forte, perché in via di sviluppo tu riesci già a iniziare l'azione da dietro. Ma io, per esempio, a proposito di Bruno, che poi dovrebbe essere, diciamo, l'alter ego di Chidichimo o di Chidichimo. Ma io Chidichimo, visto ad Acireale, gli avrei dato pure io fiducia a Roccella, cioè non l'avrei tirato fuori uno che ti fa una prestazione maiuscola come quella che Costantino ha fatto ad Acireale. Io ad Acireale c'ero, l'ho vista la partita, giocato e Costantino ha giocato benissimo, meritava la riconferma. Ma anche lui, però poi, a Roccella, adattato a sinistra, è andato in difficoltà. Quindi stiamo parlando tutti di giocatori adattati. Cerchiamo di non adattare. Detto questo, ieri nel post partita ha detto, a proposito dell'espulsione di Moi, che salterà la partita contro la Vibonese, ma che probabilmente l'avrebbe saltata per problemi fisici, che fortunatamente dispone di una rosa abbastanza ampia, per cui non sarà difficile trovare un sostituto. Ma certo è adattando comunque Campanaro al centrale difensivo. Abbiamo parlato qua di adattamenti vari, ma certo, ma è, non si può negare che un giocatore che ha risposto come... in quella maniera, il naso gli si è allungato di una ventina di centimetri. Certo, perché stavo dicendo, non si può negare che un giocatore come Davide Moi difficilmente si può sostituire, ma non solo per le sue qualità tecniche, ma soprattutto per il suo carisma, perché è un giocatore che quando è in campo sicuramente riesce a dare sicurezza a tutta la squadra, e questo sicuramente è una preoccupazione per la partita contro la Vibonese. Diciamo che Davide Moi è l'esempio vivente che scompensa la filosofia dei 5 Stelle, che uno vale uno, Moi non vale uno, Moi vale di più in questa squadra. Noi ne metteremo due allora. Ecco, bravo, giocheremo in 12. Uno sopra l'altro. Ma non solo per l'apporto tecnico, secondo me, perché ieri ho visto che dalla difesa sgridava anche i centrocampisti,
soprattutto quelli giovani tipo la Vardera, ma anche Cataldi, li richiamava spesso alla concentrazione. Lui che era la difesa, alla concentrazione, alla posizione in campo. Le sue grida sentivano anche in tribuna stampa, nei box della tribuna, ed era lontanissimo. Quindi questo significa che, come diceva il mister, alcuni giocatori hanno un certo tipo di carisma, come Bonafini, come Gallone, che ha vinto anche dei campionati, come lo stesso appunto Davide Moggi. Ci sono giocatori che in campo sono necessari, mister, i famosi allenatori in campo ci sono. Sì, di solito gli allenatori, quando all'inizio facciamo una squadra, cerchiamo almeno 3 giocatori. I leader, uno per ogni ruolo. Quindi è chiaro che il giocatore che ti dà lo stimolo in più al ragazzino, che ti può dare quella mentalità vincente e quelli che non hanno vinto, è chiaro che ti aiutano a crescere come squadra. Soltanto un piccolo flash, voglio farvi vedere soltanto alcuni gol di una partita soltanto, non quella della Vibonese, perché è un altro avversario che incontreremo presto, e cioè il Messina. Vedete come ha rovinato una domenica che poteva essere rilancio per il Messina, che è incontrato 2 settimane. Quindi il servizio di 2 minuti appena, in cui vedremo 4 gol, veramente quello che ha commiato il difensore del Messina sul pareggio Nocena è veramente incredibile. I gol di Nocena e Messina, e poi torniamo per l'ultimissima parte di Bar Sport. Con Ragusta, che pesca in mezzo Rosafio, il quale con un sublime pallonetto mette la palla alle spalle di Gomis, 0-1. La Nocerina subisce come il contraccolpo e dopo 3 minuti si trova sullo 0-2. Yeboah si accentra e lascia partire una staffilata dei 30 metri che si infila alle spalle di Maurice Gomis. Al 13esimo Yeboah prova a chiuderla virtualmente con un tiro dei 15 metri che però non rimpensierisce Maurice Gomis, che para senza problemi. 7 giri di lancette e ancora il Messina ad essere pericolosissimo, con Ragusta, il quale prova a piazzarla, ma Maurice Gomis riesce a respingere con i pugni. Al 22esimo ancora Rosafio contro Gomis, questa volta la sfida la vince il portiere italo-senegalese. La Nocerina si affaccia sterilmente dalle parti del Messina solo al 27esimo, col Russo che ci prova ad azione d'angolo, ma il tiro è troppo alto. Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro, il signor Centi di Viterbo, manda tutti negli spogliatoi. Nocerina non pervenuta in questo primo tempo. Mister Morgia prova a cambiare le carte in tavola e schiera Bartoccini al posto di Alvino tra le fila rossonere. Al 5esimo la Nocerina si rende subito pericolosa. Cavallaro su punizione la mette al centro dalla destra e Manzo colpisce di testa, ma l'arbitro ferma tutto per offside. Al 7esimo minuto la Nocerina accorcia le distanze. Giacinti imbecca con un bel assist il capitano Giovanni Cavallaro, che con la punta del piede la mette alle spalle del portiere del Messina. 1-2. Rivediamo la marcatura del capitano rossonero. Gol importantissimo per rialzare il morale alla squadra. Al 16esimo Bartoccini batte velocemente una punizione e serve Giovanni Cavallaro, che di prima prova a piazzarla, ma il portiere del Messina respinge con i pugni. Sul rovesciamento di fronte il Messina si rende pericolosissimo con Ragusta, che a tu per tu con Gomis si fa ipnotizzare di nuovo, fallendo il 3-1. Girandola di emozione al San Francesco, non passa nemmeno un minuto e la Nocerina agguanta un insperato pareggio. Accardo la mette in mezzo per Russo, il quale spizza di testa in mezzo dove un difensore siciliano l'appoggia per Meo. Lo stesso Meo respinge corto e Vitolo, come un rapace d'aria, si avventa sulla palla e la mette dentro per il 2-2. Cominciamo dagli striscioni di fine partita o da quel retropassaggio? Io non so, chiedo al mister, là la responsabilità è tra il portiere o il difensore? Più del portiere o del difensore? Secondo il mio parere, un intervento troppo rischioso in area di rigore. Là la palla si butta in angolo. Là si rinvia, si butta in angolo. Troppo sicurezza da parte del difensore. Franco, tu come la pensi? Assenti ed incompetenti, mi è piaciuto invece. Ecco, anche quello, anche quello. San Francesco, per dirti che la Nocerina che becca 2 gol nei primi 8 minuti dal Messina è una squadra che ha problemi seri anche da un punto di vista societario, ambientale, e quello striscione esposto dai tifosi della curva della Nocerina conferma che non si sta vivendo un buon momento a Nocera. Assenti ed incompetenti, quindi non c'erano nemmeno a vedere la partita. E il resto si commenta. È uno striscione molto molto eloquente quello di direi ieri. Direi proprio di sì. A conferma che raggiungere secondo me i playoff non è impresa titanica. Perché potrebbe... No, perché ci sono squadre come la Nocerina che stanno attraversando una bufera societaria, e comunque so che a prescindere dai problemi societari non mi pare che ci siano stati pagamenti a go-go. Assolutamente no.
Ecco. Assolutamente no. Quindi sicuramente non ci sono problemi. So che c'è anche molta contestazione nei confronti di mister Morgia, l'ambiente da qualche settimana. A dicembre si è parlato anche di sue dimissioni, poi non è vero. Qualcuno chiede la sua testa, insomma c'è un po' di maretta, anzi molta maretta. Adesso non so se la squadra sarà così, diciamo, matura e capace di metabolizzare tutti questi problemi. Possiamo dire, Franco, allora, che lo dico anche chiara, che non è un caso che in testa ci sia il Troina, che è una società isola felice, cioè l'isola felice di un ambiente così tranquillo, 8.500 abitanti, non hanno nulla da perdere. Vabbè, questo l'hai detto anche tu prima parlando di programmazione. Ma così come anche l'IGEA Virtus, che non ha speso, non ha un budget. Semmi D'Amico, lo salutiamo, ci segue tutte le settimane, aveva detto che IGEA Virtus e Gela avrebbero vinto ieri. Fabrizio, lo ha detto in tempi non sospetti. Le tre squadre costruite per vincere il campionato si chiamano Nocerina, Vibonese e Gela. Esatto. Queste sono le tre squadre che in estate hanno fatto una campagna acquisti. Esatto, per dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo. Però la Vibonese è incappata in quella disavventura della che l'ha tenuta per due mesi praticamente in una sorta di limbo, dove non si sapeva se giocavano in Serie C o in Serie D. Tra l'altro, quando hanno saputo che dovevano giocare in Serie D, a quel punto loro avevano costruito la squadra per la Serie C. In Serie C non c'è obbligo under, quindi non avevano costruito una batteria di under importanti. Quando si sono ritrovati in gioco forza ad andare in Serie D, sono dovuti andare a pescare quello che è il mercato oramai abbondantemente chiuso, perché tutte le squadre si erano tra virgolette sistemate, e quindi hanno dovuto cercare quello che restava, diciamo, di scarto, chiamiamolo così, anche se dispiace usare questo termine. Quindi la Vibonese viene fuori da una situazione molto molto strana. La Nocerina abbiamo visto di che cosa stiamo parlando, il Gela conosciamo le vicende, ecco, le vicende. E in tutto questo si è inserita il Troina, che ha approfittato alla grande di queste difficoltà delle concorrenti dirette, che non erano le sue concorrenti dirette. Le concorrenti dirette del Troina ad inizio campionato dovevano essere altre, però il Troina è stata poi brava. C'è da dire che il Troina ha sempre giocato da inizio campionato sapendo che non aveva nulla da perdere, cioè tutto quello che veniva era di guadagnato, quindi senza pressioni, certo. Cosa che invece hanno sentito fin dall'inizio squadre che ha appena citato Franco, Vibonese in primis, Nocerina ed il Gela. Quindi anche la fortuna è stata dalla parte del Troina, che devo dire ha avuto un cammino senza nessun intoppo, cosa che invece ha avuto tanto il Gela, che ha sofferto e ha patito per tanto tempo diverse assenze, anzi anche in massa, che sicuramente hanno inficiato soprattutto il girone di andata. Però ripeto, c'è ancora tutto un intero girone di ritorno, ragazzi, cioè c'è ancora mezzo campionato, per cui se mezzo campionato è andato in un modo, non è detto che l'altro mezzo non vada nel modo inverso e quindi si ribaltino le situazioni che hanno caratterizzato la prima parte di stagione, perché c'è tutto il girone di ritorno. C'è sempre quella famosa parola, però, Franco, continuità è quello che serve, continuità non l'ha mai avuto. È il girone di ritorno, esatto. Perché credo che il girone di ritorno è un girone molto più difficile, più complicato. Ieri, per esempio, la Vibonese ha vinto sul rigore, ha sofferto, colpa cieco, quindi ha sofferto, quindi diciamo che a livello agonistico è un altro campionato. È chiaro che dobbiamo lavorare per raggiungere quella continuità che fino ad oggi il Gela non ha avuto, per via di tante problematiche, però è chiaro che dobbiamo essere veramente forti. Invece sarebbe bella, se mi lasci dire, anche una continuità da parte del pubblico, perché una cosa che mi è piaciuta, certo, ieri, sì, oltre alla bellissima prestazione del Gela, è stata anche la cornice che c'era intorno alla squadra, cioè il pubblico. Il calore. Fino a qualche giorno prima si pensava che invece potesse essere poco la partecipazione, invece erano in tanti, e mi è piaciuto perché in un momento così delicato per la squadra, e in un momento cruciale della stagione, perché è l'ultima fase del campionato, il girone di ritorno è quello più importante, è stato bello sentire l'apporto del pubblico, e spero che non si sia trattato solo di un caso isolato, complice fattori esterni che non sto neanche a citare, ma che continua ad esserci anche nei prossimi mesi, che tra l'altro sono quelli più importanti, quelli in cui la squadra ha veramente bisogno del suo pubblico. Sapete che io ho sempre criticato l'atteggiamento del pubblico della tribuna e ho sempre elogiato quello della curva. Devo dire che stavolta mi sento di dover fare un ragionamento all'inverso, perché ieri mi è piaciuta molto non solo la presenza numerica della gente in tribuna, ma anche il loro trasporto, mentre sono rimasto parecchio deluso intanto della presenza, non tanto della partecipazione delle persone che erano in curva. Mi aspettavo sinceramente più persone, più tifosi in curva. Ieri, francamente, per un appuntamento così importante, la curva, almeno da un punto di vista numerico, ha un po' tradito le attese, per me. Poi però mi fa piacere molto invece che la tribuna, hai ragione tu Fabrizio quando dici che si sono riviste ieri allo stadio parecchie persone che non venivano da molto tempo. E questo è stato un fatto assolutamente positivo. Perché quando, se ti ricordi storicamente,
le persone, tra virgolette, parecchio restie a venire allo stadio, erano state convinte a venire, guarda caso in quelle partite il Gela non vinceva regolarmente. Invece stavolta, per fortuna, il Gela ha visto venire allo stadio tanta gente che non veniva da tempo, nella giornata in cui il Gela forse ha profuso la migliore partita o una delle migliori della stagione. Mister, se diciamo che le prossime quattro partite sono abbastanza semplici per il Gela, lei sarà d'accordo, sarai d'accordo con noi, no? Perché affrontiamo la Vibonese, poi arriva il Messina, poi c'è l'IGE Virtus che è seconda, poi arriva l'Ercolanese. Insomma, mi pare che le prossime quattro sono le più semplici. Poi arrivano quelle complicate, con l'Ebolitana, con il Portici, con il Gela. Quelle contro il cui il Gela ha sofferto finora. Quindi le prossime stiamo tranquilli, le prossime quattro. Ci viene pesante pensare alle prossime quattro partite. Alla prossima. Io già da ieri che penso alla prossima partita. Comunque hai capito ovviamente il mio discorso. Sì. Se il Gela dovesse confermare quello che ha fatto per queste quattro partite, problemi non ce ne abbiamo. Quindi cominciamo a pensare ai problemi del Gela fra quattro partite. È chiaro che sono convinto che la squadra ieri ha capito che realmente la strada da percorrere è questa. Già da ieri con lo staff tecnico già stiamo preparando la partita di domenica. Affrontiamo una squadra che, a prescindere dalle assenze, ha un organico importante, credo il per migliore, me la più forte, l'ho detto a Franco migliore, in tempi non sospetti, è stato costruito per fare la Serie C, Fabrizio. Il migliore del campionato, per me la più forte come organico, anche come gioco. Ci sono giocatori importanti, però anche il Gela ha giocatori importanti. Siamo una squadra e dobbiamo lavorare per diventare una grande squadra. Nevi Orlandi, quando è arrivato qua con la Vibonese, ci ha confermato una nostra ipotesi, no? Noi gli abbiamo detto, mister, secondo me la Vibonese, lui ce l'ha confermato, ha il miglior organico tecnicamente del girone, la più forte in assoluto anche nei singoli, però gli manca forse quella fame, quella cattiveria, quella che invece forse deve avere il mister il Gela domenica contro la formazione calabrese. Sì, la differenza fra due squadre dello stesso livello la fa sempre la fame e la voglia di vittoria. È chiaro che noi dobbiamo, ti ripeto, riconfermare l'atteggiamento di domenica. L'approccio alla gara è stato devastante a nostro favore, devastante a nostro sfavore domenica a Roccella, quindi è chiaro che, ripeto, dobbiamo lavorare sull'equilibrio mentale come squadra e come ambiente. Perché non ci dobbiamo esaltare quando abbiamo delle prestazioni come quelle di ieri, però non ci dobbiamo nemmeno deprimere quando arriveranno momenti difficili, spero il meno possibile. Però è chiaro, ti ripeto, questa è una squadra che ieri ha capito la reale forza del proprio organico. Franco, tu pensi che rimarrà adesso la squadra, avrà imparato la lezione di Roccella e rimarrà adesso... avrà un atteggiamento sempre diverso nelle prossime partite, perché ieri veramente abbiamo visto 11 calciatori concentrati. Ripeto, con Torino è facile trovare le motivazioni, con la Vibonese anche, lo so, però questo, sai, 15 partite se dovesse ci sono, essere non solo 4. Quello, no, io certo me lo auguro, quello che sostieni tu, cioè che la squadra abbia imparato e bene la lezione di Roccella. Ieri ha dimostrato di sì, adesso, giusto per ripeterci, deve dare continuità in questo tipo di mentalità. Anche perché il mister ha detto a te più di una volta, anche da Serie A, dopo quel buon pareggio, non gli è piaciuto l'atteggiamento di una squadra remissiva. Il mister non vuole che sia una squadra che subisca anche fuori casa, ma deve provare un po' del gioco. Sono passate diverse settimane, credo che lui ha imparato a conoscere meglio la squadra, ma soprattutto la squadra ha imparato a conoscere meglio lui. E quindi questo assioma, secondo me, dovrebbe portare a che entrambe le parti comincino a capirsi meglio, perché è chiaro che ancora non si capivano bene ad Acireale, perché io non credo che il mister, per quello che ci dice, per quello che pensa, avesse detto sul 2-0 va bene ragazzi, arretriamo e difendiamo il 2-0 ad oltranza. Lui non gliel'ha detto, ma la squadra, per una questione quasi automatica, l'ha fatto. Tanto che lui a fine gara, appunto, mi ha dichiarato quella frase che magari potrebbe sembrare strana, no? Dice, ma come? Non era scontento per il fatto che stavano vincendo a 20 minuti, ma era scontento per la prestazione. Perché evidentemente a lui non è piaciuto questo atteggiamento della squadra. Credo che in questo lasso di tempo, da Acireale ad oggi, ieri è stato dimostrato peraltro, la squadra lo ha
cominciato a capire meglio, perché ieri sul 2-0 il Gela non si è accontentato, il Gela ha sfiorato più volte il 3-0, ti voglio ricordare Fabrizio, cioè il Gela avrebbe meritato, magari lasciando un po' la supremazia al Troina senza avere con i palleggiatori molto. Però senza rischiare nulla, ma ti voglio dire, ha sfiorato più volte il 3-0 senza avere mai rischiato il 2-1, non è che ha sfiorato il 3-0 a un certo punto il Troina giocava, tirava soltanto a fuori aria a un certo punto, ma assolutamente, cioè, ripeto, che potevamo subire il palleggio dal Troina, era scontato, era scontato, lo sapevamo perché è una squadra molto tecnica, però è chiaro che, ripeto, bisogna difendersi facendo corsa in avanti, non corsa all'indietro, perché se io corro all'indietro porto l'avversario nella mia area, non funziona, non va bene. Senti, io ti posso dire una cosa, c'è un giocatore importantissimo che ieri era assente nel Troina, no? Che è Diop, che Diop, è tra l'altro sì, uno dei migliori cannonieri del girone, però, ma dove la trovi una coppia d'attacco come Vasquez e Suarez? Cioè, questi sono due giocatori, Fabrizio, se li metti in Serie C fanno la loro bella figura. Perché Suarez ha una tecnica di base, credo che non gli è una facilità di velocità, di esecuzione anche notevole. Io ho visto fare alcune cose. Prima dell'inizio del campionato ero convinto che il Torino facesse un ottimo campionato, perché già dall'anno scorso avevo visto che in progressione era una squadra che poteva soltanto migliorare. E ti posso dire che in eccellenza rispetto ad oggi ha avuto più difficoltà, perché già era una squadra votata a un campionato migliore, a un campionato di categoria superiore, capito? Quindi io ero convinto, non sapevo il livello del campionato, non lo potevo mettere lì sopra, però ero convinto che alla fine avrebbero fatto bene, sì. E così è stato. Ci sono altri messaggi prima di chiudere, non so se riusciamo a leggerli tutti, però... Sì, perché già ci si proietta la partita sì, di Vibo, ovviamente. Di Vibo, sì. Scrive Vincenzo Schembri che andare a fare il risultato a Vibo con il Messina in casa ci sarà molta più gente allo stadio. Sono d'accordo. Se abbiamo vinto con il Troina possiamo vincere con tutto, questo lo scrive Anselmo Tomaino. E Francesco Cancemi scrive: se non rimaniamo con i piedi per terra non vinciamo neanche con la Buterese. Ormai Fabio diventa, dice, deve andare ovunque per vincere, non può fare più conti o calcoli. E quindi già, questo è comunque il tenore dei messaggi. Ovviamente si spera che ci possa essere una prova di continuità da parte. Poi c'era un messaggio interessante di Anselmo Tomaino che riguardava invece la Juniors. È vero, cioè forse non abbiamo gli under che fanno la differenza, però sì, nella Juniors ci sono dei ragazzini interessanti che stanno crescendo, i ragazzi chiamati da Alessio Catani, sì, che forse sarebbe opportuno cominciare a visionarli un po' più da vicino, magari in quella fase di emergenza era forse secondo lui è il interessante. Bacino su cui attingere gli under in prima squadra è proprio la Juniores allenata da Alessio, o quantomeno programmare anche una buona Juniores, ecco, in questo senso, visto che quando sono arrivato io ne ho inserito già un paio nella prima squadra. Oggi sono andato a vedere la partita, ci sono dei giovani interessanti, parliamo di giovani del 2000-2001, quindi è chiaro che non sono ancora pronti per affrontare un campionato del genere, però io sono uno che lavora molto con i giovani, mi piace lavorare con i giovani, per me sono sempre sfide importanti e interessanti. Senti mister, ti posso fare una domanda che non riguarda il Gela, non riguarda il tuo lavoro di allenatore del Gela, ma riguarda in generale il calcio italiano, come vediamo il calcio in Italia? Cioè io mi chiedo sempre, no, poco fa tu hai parlato di giovani del 2000 che non sono pronti per giocare in Serie D. Ma non sono pronti fisicamente. No, non sto parlando dei giocatori del Gela in generale, no? Si pensa che uno del 2000 non possa essere pronto per giocare in Serie D. Eppure. Del 2000 significa che hanno 17 anni. Sette anni fa la Germania ha vinto i mondiali con tre giocatori titolari che erano 17, 18 e 19 anni. Cioè, ma perché in Italia a 17, 18 anni non sono ancora pronti per la Serie D e in Germania giocano le finali di Coppa del infatti, Mondo? Infatti al mondiale l'Italia non ci va. Franco, il 97 oggi ha 21 anni quest'anno, no? Diciamo che è un giovane under. Infatti quando... Il 97 ha 21 anni quest'anno. Ho capito, ma è un under, mister. E noi diciamo che gli under sono quelli che quest'anno ci hanno creato maggiore problemi. Ieri il Troina aveva anche qualche 2000 in rosa. Sì, Mustacciolo e poi è entrato da Silva. Sì, Mustacciolo in 2000, Franco. Anche il Rocciallo aveva un 2000. Cioè io credo che invece, sono qui d'accordo con Anselmo Tomaino, bisognerebbe essere un po' più coraggiosi e cercare di farli, perché è vero che se tu metti un 2000 che non è pronto in una squadra di Serie D, probabilmente la prima fa brutta figura, la seconda fa mezza brutta figura, la terza comincia a prendere schiaffi e si abitua, e poi dalla quarta può darsi che è più pronto. Però se dobbiamo aspettare che maturano il 2000, diventa lavorare, fra 4 anni un senior, e ancora stiamo lì a pensare se può giocare o no. Su questo è chiaro che una piazza dipende dal cambio che devi fare, forse vuol dire che campionato, ecco, devi fare. Non puoi andare ad inserire dei giovani così e buttarli No, certo, allo sbaraglio assolutamente no. Che è un lavoro che bisogna fare dietro le quinte con un settore giovanile importante. Oggi ho visto, ripeto, la gara della Juniors, giocano molto bene.
Appena sono arrivato io ne ho inserito subito 4-5 in gruppo in maniera costante, quindi sono uno che lavora con i giovani, al quale piace lavorare con i giovani, e non, ho fatto giocare sempre quei ragazzi con età inferiore al regolamento, perché se per me sono pronti... Questo mi fa piacere che la pensi così, perché l'ho sempre detto e tu lo sai, Fabrizio, che questa regola degli under obbligatori è una stronzata immane, perché non è che tu li devi fare giocare solo perché c'è un obbligo, tu li devi fare giocare se sono bravi. Tu l'under, se è un ragazzo che merita, devi farlo giocare, Franco, mica perché c'è un obbligo. Il 97, cioè, semmai l'obbligo rovina questi ragazzi, perché se tu fai giocare, quattro ne devi fare sempre giocare, altri quattro devi tenere in macchina, devi portare 8 under nella rosa, in 18-20 giocatori. Se di questi 8, 2, 3, 4 non sono pronti, non giocheranno mai, però tu te le devi comunque portare perché c'è l'obbligo. I giovani devono giocare lì dove sono in condizioni di giocare, perché lo meritano, certo, non perché è obbligatorio. Ti ripeto, Franco, se il 97 non è Suarez, il prossimo anno è disoccupato o quantomeno non gioca in Serie D. È una regola aberrante per me, mister, che non valorizza i giovani, ma li penalizza. Li penalizza. Perché tanti giovani escono dall'età, del regolamento, e poi non giocano più o scendono di categoria, perché ma giocano in eccellenza, dove invece mi pare abbiano ridotto, eliminato due, sono soltanto due gli under, solo due di under, anche quello è un po' strano, no? C'è in eccellenza, sono cambiati regionali in cui dovrebbero, diciamo, il collo della bottiglia è diventato la Serie D, dove si è ristretto tutto, perché se tu devi fare giocare obbligatoriamente sempre quattro, io metterei ancora più incentivo alle società che fanno giocare più giovani, ecco, semmai quello. Il Lega Pro era così, quello diventa un po' diciamo, la Serie D è una categoria importante. Parliamoci chiaro, si parla di dilettantismo. La serietà dei dilettanti la chiamano, ma è, a caso. Ma è un professionismo a tutti gli effetti. Infatti. È proprio così. Siamo in chiusura. Mister, ti hanno chiesto l'ultima domanda, mi è arrivata in privato: quali sono secondo te i pregi e i difetti della Vibonese? Ti faccio l'ultima domanda e poi chiudiamo veramente. Questa è una squadra che va affrontata a viso aperto. Anche ci risponderà domenica sera. È una squadra che comunque gioca a calcio, cioè con una squadra che gioca e lascia giocare. È una squadra che gioca a calcio, è una squadra che gioca bene, che tende a giocare sul corto, cioè a dire, a iniziare l'azione da dietro per poi portare l'avversario un po' fuori e giocare direttamente su questo attaccante Budas, se non sbaglio. Budas, sì. O Dorato, ma Dorato non c'è, quindi a questo punto. E attaccare la profondità con Allegretti, che sono due giocatori per la categoria importanti. Poi non il loro capitano che segna sempre. E che ha un allenatore, Fabrizio, che è un signore del calcio nei Irlanda, lasciami dire, davvero un gran signore. Io prima di chiudere volevo, a nome mio e a nome della squadra, volevo fare le condoglianze per il tifoso del Gela che ha deceduto per una disgrazia che è avvenuta proprio oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, Gianluca Caterini. Questo dispiace tanto, sì. Tra l'altro, ci associamo chiaramente. Per doveri di cronaca possiamo anche aggiungere che insieme a lui c'erano altri ragazzi gelesi, altro per gelesi, uno di questi, un ex calciatore del Gela, Giovanni Bessio, scampato miracolosamente a questa tragedia. Quindi una vittima c'è, ma poteva essere addirittura più grave il bilancio. Giovanni Bessio sta bene, ha giocato, ti ricordi, Franco? Come no. Il Gela in promozione, e quindi è un altro ragazzo gelese, uno dei tanti ragazzi gelesi che per motivi di lavoro abbandona la propria terra per lavorare anche con contratti trimestrali. Siamo addolorati, contratti trimestrali. Siamo felici per Bessio. Contratti trimestrali, Franco, a volte, quindi non c'è manco la gioia di un contratto a termine determinato, quindi purtroppo la vita è questa. Grazie, mister, per essere stato con noi in questa puntata. Grazie Chiara, ci sentiamo ovviamente la settimana prossima. Grazie al collega Franco Gallo. Grazie a te, Fabrizio. Ciao Fabrizio e una buona serata. E grazie ai tanti che ci seguono sempre ogni settimana con tanto, tantissimo affetto. Vi lasciamo con le interviste che Chiara Gaffa ieri ha fatto lo Stadio Presti. Quindi chi le vuole rivedere, non riviste, Davide Moi, Benito Cataldi e il direttore generale del Torino. Sant'Angelo. Nicola Sant'Angelo. E poi la sigla. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Nel campionato, durante il percorso, capita sempre che c'è una squadra che rappresenta la bestia nera. Dico, il Gela ha vinto in casa, da noi, ha vinto adesso a Gela. Che devo dire, speriamo che sia di buon auspicio, perché poi dopo la sconfitta di Gela ne abbiamo vinte 8-9 consecutive. Quindi va bene così, abbiamo un buon margine ancora sulla seconda. Siamo sereni, anche perché la squadra ha già fatto una prestazione super, una partita decisa dagli episodi, un cross dalla sinistra, poi abbiamo cercato di raddrizzare la partita, abbiamo messo sotto il Gela il primo tempo perché sono stati momenti rimasto chiuso nella propria metà campo, e poi siamo entrati al secondo tempo con lo spirito di rimontare la partita, di pareggiarla,
e poi hanno fatto il gol del 2-0. Sono le partite che nascono così, ma va bene così, noi siamo fiduciosi per il proseguo. Voi siete stati sicuramente la sorpresa di questo campionato, però nelle ultime tre uscite due sconfitte. Può essere un segnale che forse la squadra un po' sta tenendo poco? No, no, assolutamente. Noi non valutiamo solo esclusivamente il risultato, noi valutiamo le prestazioni della squadra, e le prestazioni della squadra sono state di altissimo livello, come avete potuto vedere oggi voi stessi qui a Gela. La squadra ha giocato bene e siamo contenti. Ci mancava il nostro mister Peppe Pagano in banchina, squalificato. Noi pensiamo alla partita prossima col Gelbison e quindi siamo sereni, serenissimi. Oltre a carattere serviva una prestazione degna della città, degna di questa società, degna di questa tifosi e degna di questa rosa, perché è chiaro che i primi a essere delusi e sorpresi sono stati i giocatori e l'allenatore stesso per la prestazione domenica scorsa. Quindi è chiaro che oggi dovevamo dare una scossa a questo campionato, perché non siamo fenomeni oggi, ma non siamo stati scarsi nel passato. È chiaro che dobbiamo continuare su questa linea se vogliamo veramente sorprendere un po' tutti, e pensare da partita a partita senza andare a fissarci un obiettivo che può essere quello dei playoff. Lei quest'oggi ha puntato molto su una difesa con giocatori di esperienza, a parte l'under Bruno. Quanto può incidere il fatto che Momoi questo pomeriggio è stato espulso per la prossima partita contro la Vibonese? Abbiamo una rosa molto, molto ampia, è chiaro che Davide è un giocatore importante. In questo senso devo ringraziare proprio lui, perché fino a ieri non si è allenato con la squadra. Ha fatto delle terapie particolari stamattina per essere dalla gara e quindi è chiaro che lo devo ringraziare personalmente. Ho altri difensori importanti per questa squadra e quindi credo che domenica in qualsiasi maniera andremo a fare una grande prestazione a Vibo. Nel calcio a volte ci sono cose che non hanno una spiegazione. È chiaro che se questa squadra dall'inizio dell'anno fa fatica con le cosiddette piccole, vuol dire che dobbiamo cominciare a lavorare e a pensare da piccola, perché è inutile fare una prestazione come quella di oggi, condita di tanto carattere ma anche di tanta organizzazione, credo tattica, perché oggi a mio parere abbiamo affrontato una squadra la più forte del campionato, perché è una squadra che ha messo in difficoltà quasi tutte. E quindi è chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio. La scelta di Bonaffini su Cosenza, perché in settimana va visto più pronto il capitano rispetto all'altro giocatore, a Cosimo? Sì, intanto faccio la formazione in base al lavoro della settimana, quindi è chiaro che ho visto Alessandro molto motivato. Quando sono arrivato Alessandro era un ex giocatore, non per colpa sua, ma perché veniva da un infortunio ed era in fase di recupero. Complimenti ai medici che hanno ripreso un po' tutti. È chiaro che per me oggi era la partita d'Alessandro, perché Alessandro è il capitano, perché Alessandro è la figura, secondo me, dentro lo spogliatoio che può riuscire a dare uno sprone a questi ragazzi. L'ultima domanda: che valore dà questa vittoria, considerando il campionato un po' strano del Gela, abbastanza claudicante? Questa è una vittoria che dà un segnale di rinascita per questa squadra? Do un valore importante se non rimane una meteora. Se invece andremo a progredire con le partite future, è chiaro che questo sarà un crocevia per noi. E da che cosa dipende? Solo da noi. Dai, fatalità, perché capita proprio la Vibonese, però diciamo che era lanciato a rete, vista la mia situazione personale. Non mi dispiace, dai, più di tanto, visto che piangiamo con un occhio, mi permette di curarmi meglio e rimettermi in carreggiata per il proseguo del campionato. Col mister si parlava oggi di grande prova di carattere, ma anche lui ha visto anche dei progressi a livello di filosofia di gioco che lui vi sta inculcando in queste settimane. Ma abbiamo badato più al sodo, abbiamo messo da parte questa etichetta di grande squadra che magari ci pesava pure. Abbiamo deciso di giocare più da operai che da architetti, dunque oggi sono visti dei grandi risultati, secondo me. Una squadra che è stata presente in campo sotto tutti i punti di vista, non c'è stato nessuno sotto la media, dunque grande prestazione contro una grande squadra che merita la posizione in classifica che ha. In base alla tua esperienza, può essere che questa è la gara della svolta che può dare una scossa a tutta la squadra per il proseguo del campionato?
Come dicevo a inizio settimana, quando l'aria era un po' più pesante, ci voleva una scossa per intraprendere un percorso. Questa scossa c'è stata. Adesso bisogna proseguire e non dare niente per scontato, perché comunque i passi falsi sono sempre dietro l'angolo. Davide, siete reduci da una sconfitta abbastanza chiacchierata, abbastanza contestata. Oggi invece, sorprendentemente, avete fatto una grandissima prestazione contro la prima della classe. In questa settimana qual è stata proprio la chiave di svolta che poi vi ha permesso di scendere in campo con questa cattiveria che da tempo mancava? È stata una settimana molto, molto lunga, settimana molto brutta, perché comunque siamo noi primi a essere dispiaciuti nel fare determinate prestazioni e regalare magari anche queste brutte partite alla società e alla gente che viene a vederci. È stata una settimana dove abbiamo abbassato la testa, come ti dicevo, abbiamo preparato la partita nell'essere ancora più aggressivi, magari mettendo da parte un po' quel tic-tac che ci mettevamo in testa di fare. Abbiamo fatto una partita sotto l'aspetto dell'aggressività e è andata benissimo, dunque credo che ormai sia questa la strada. Quindi ho detto che ormai sia questa la strada, ciò significa che lo stesso atteggiamento lo manterrete anche domenica prossima contro la Vibonese? Non abbiamo alternative, purtroppo siamo nel girone di ritorno e dunque bisogna macinare i punti in qualsiasi maniera, se c'è da essere più aggressivi, da essere più cattivi, ognuno deve mettere anche qualcosa che non c'ha. E dunque ce la teniamo stretta, ce la godiamo stasera e già da domani siamo pronti a preparare la partita di Vibo. È arrivata questa vittoria, meno male come hai detto tu, soprattutto anche per noi stessi, per il nostro gruppo, perché lavoriamo bene bene durante la settimana. E questi sono i primi frutti che andiamo a prenderci, siamo molto contenti. Ce lo meritiamo tutto per come lavoriamo, ti ho detto prima, e per noi stessi, perché siamo un grande gruppo anche fuori dal campo, in spogliatoio. Una tua grandissima prestazione, quest'oggi sicuramente una delle migliori, anzi forse la migliore da quando è iniziato il campionato, e si è vista anche maggiore intesa con i tuoi compagni di reparto, in particolare con Tommaso Bonanno. L'abbiamo detto anche al tuo collega Davide Moi, ma anche all'allenatore, può essere questa una partita che rilancia definitivamente il Gela in questo campionato tanto sfortunato e anche strano a tratti? Sì, per quanto riguarda me ho sempre lavorato bene da quando è iniziato l'anno. Poi giustamente le situazioni, devo farmi trovare sempre pronto e spero che questo sia il punto di partenza per me e per la squadra, come hai detto tu. Bar Sport, lo sport di Gela in diretta, a cura della redazione del quotidiano di Gela.it. Bar Sport è un programma offerto da